Ebbene signori, welcome back, welcome to LCK, il campionato coreano di League of Legends, la classifica virtuale di Noise, Moon Boy, pronto ad accompagnarvi lì nella LOL Park Arena. LCK Arena pronto per la seconda serie di questa giornata, una seconda serie molto interessante che vedrà i Fredit Brion contro i Live Sandbox. Purtroppo questi ultimi pesantemente danneggiati da varie vicissitudini a livello soprattutto numeriche di roster, mentre invece Fredit Brion scatenati, avvelenati come le vipere, perché vogliono assolutamente vincere per potersi assicurare posizioni importanti per i playoff. Già, per i Fredit Brion si parla ormai di non più scalare, ma proprio confermare. Sono in quella quinta posizione in questo momento, con quelle 6 vittorie mai raggiunte dall'organizzazione, nella storia dell'organizzazione nel CK, finalmente trovate quest'anno questo split, e vogliono fare quei piccoli passi avanti verso la conferma, perché adesso anche dal basso cercano di arrivare alcuni recuperi. Che i T-Roster con la vittoria di oggi fanno un passettino in più verso quella top 6, verso quei playoff, ad arrivare a minacciare Fredit Brion e Quantum Freaks. E l'hai detto, questa è una serie che significa molto per la corsa ai playoff, ma purtroppo arriva con dei danni anche non indifferenti. Fredit Brion da un lato, soltanto la perdita del jungler, Umti purtroppo risultato positivo, quindi arriva il sostituto in Raptor, ma i Live Sandbox devono vedere addirittura 4/5 del loro roster titolare sostituito con sostituti normali. Abbiamo per esempio il ritorno di Envy sulla corsia inferiore al posto di Ice, ma l'intera top side della mappa sono collap di emergenza per disputare quella che è, a conti fatti, anche la loro prima serie di LCK in una situazione ad alta pressione. La loro prima serie, già stanno correndo verso playoffs, già stanno facendo il rush verso la top 6. Esatto. E infatti lo vediamo per l'appunto su quelle 77% di probabilità, poco sotto alla percentuale di Quantum Freaks, ma in ogni caso a loro sta questa prima vittoria. Li vediamo per appunto, tra l'altro, il remaining schedule fondamentale vincere oggi, perché poi T1, GG, sì. Insomma, se non vinci oggi stai pur certo che ti sei condannato alla serie, il progresso all'interno dei playoff. Mentre invece ti va un pochino più di fortuna, perché lato Quantum Freaks, anche qualora tu dovessi perdere, diciamo che dall'altro canto T1 nel primo scontro dei Quantum Freaks potrebbero perdere a loro volta. Insomma, vinci. Yeah. Questa è l'unica, è l'imperativo di oggi per i Fredit Brion. Una cosa che aiuta un po' i Fredit Brion è che appunto probabilmente la miglior aspettativa che possiamo avere per la loro corsa ai playoff è parcheggiarsi su quelle 7 vittorie vincendo oggi, e poi vabbè, T1, Gen.G da Monkia, succederà quel che deve succedere. Però guardando un po' anche un po' i punteggi delle altre squadre, i KT, se vincono tutte le loro partite rimanenti, arriveranno a 8 effettivamente, sorpassandoli, ma anche i KT hanno ancora avversari come i Gen.G. Tutti i loro inseguitori, comunque, bene o male, non hanno delle partite facili nel loro futuro. I Sandbox devono ancora giocare contro i T1, i Quantum Freaks devono ancora giocare contro i T1. Insomma, ci sono molti inciampi vicendevoli, quindi i Fredit Brion questa partita per loro diventa automaticamente quasi un po' la più importante dello split, perché vincerla ti dà quel distacco, ti porta su quei 7 punti che non sono pochi per una squadra come Fredit Brion, e soprattutto non sono pochi perché li guarda da lontano cercando di raggiungerli, anche perché molto spesso non si tratterà nemmeno di doverli raggiungere, si tratterà di doverli superare per sbalzare da quella quinta posizione. Anche il fatto che ci hanno un po' di terreno sotto i piedi con i Quantum Freaks, vero, che tengono quel sesto posto, quindi sono loro i più attaccabili in questo momento. I Fredit Brion almeno quel piccolo passettino di vantaggio sulla sesta l'hanno guadagnato, e adesso, come detto, questa serie importantissima contro una squadra con 4 sostituti, fondamentale vincere. Se possibile, ti direi anche un 2-0 per avere consolidare ancora meglio il game score. In questo momento i Fredit Brion sono a meno 3 di game score, con un 2-0 arriverebbero a meno 1, quindi molto vicini allo 0, mentre tutti i loro inseguitori sono... in questo momento la miglior situazione è quella dei KT Roster, che sono a meno 7, e quindi al massimo con 3-2-0 raggiungerebbero il meno 1, quindi effettivamente il loro pari, ma situazione molto drammatica. Una vittoria qua di Fredit Brion non penso che garantisca loro ancora i playoff matematicamente, ovviamente, perché possono succedere con gli upset, però nel caso tutto vada come previsto, One vincono i game che devono vincere contro gli inseguitori, Gen.G vincono i game che devono vincere contro gli inseguitori, allora lo farà. Allora i Fredit Brion lo confermeranno. Se i Fredit Brion vincono questa, agli avversari servirà un miracolo per scalzare dai primi. Già. In ogni caso, signori, siamo pronti quindi a breve sulla fase di selezione dei campioni. Sono molto incuriosito da quello che per appunto cercheranno di provare a mettere in campo, ma prima di questo, chiaramente, ingresso a questi poveri lì Sandbox, l'ho detto, pesantemente già danneggiati a più riprese, da una situazione veramente, veramente molto ostica. Eh sì, e questo...
Temo che sarà un po' sempre ricordato in LCK come sì. lo split che lo non split era del veramente Covid, uno split purtroppo. con sostituzioni, molteplici sostituzioni d'emergenza tra le squadre, team che arrivano quindi su questi palcoscenici in maniera zoppata, con giocatori che mancano esperienza, giocatori che si trovano alle prime armi a dover entrare su questo palcoscenico e cercare queste vaste sfide. Tant'è che vedi, ancora alcuni non sanno la pratica. Prima venire qua, inchinarti al pubblico, poi andiamo ai PC e i pochi veterani, abbiamo Kyle, ancora l'ultimo rimasto del roster originale, che cerca un po' di dirigere il traffico. Allora, tu mettiti qua, inchinati e poi andiamo ai PC e cerchiamo di vincere stasera. No. Vediamo in ogni caso, perché per l'appunto c'è sempre possibilità per gli Sandbox di poter trovare il colpo gobbo. L'unico problema è che, per appunto, non essendo, ecco, fossimo magari in un one shot, avrebbero sicuramente molte più possibilità. Chiaramente qua, essendo una bio 3, comunque c'è la possibilità di poter sì cercare magari una vittoria, ma è difficile fare poi il raddoppio. Sicuramente serve un po' quel guizzo fantasioso, queste cose che molto spesso menzioniamo, soprattutto esatto. Le squadre che arrivano da sotto. I Leaf Sandbox, diciamo, un po' storicamente, un po' individualmente, hanno questa piccola nomea, no, del anche da underdog creare delle situazioni di vantaggio. È una squadra che è un po' o tutto o niente molte volte, e dovremo vedere anche questi nuovi giocatori come si adattano al palcoscenico, a questo stile, quale stile vogliono presentare, perché potremmo vedere degli sandbox completamente diversi. A conti fatti sono quattro giocatori che hai visto sul palcoscenico in CK: uno che ha giocato una manciata di partite nel ruolo di sostituta di Carry, e poi Kyle, che fa da unico veterano a dirigere un po' la squadra, che dalla posizione di supporto forse è anche il modo migliore per approcciarsi ad un ruolo del genere, ma è comunque un'impresa complicata, è comunque un'impresa complessa arrivare contro una squadra che sì, ha perso il loro jungler, ha perso il proprio jungler, ha perso Umti, che non è che era un giocatore abbastanza molto vocale, sempre menzionato nelle squadre dei Fred e Brion, molto utile per dirigere un po' l'azione dell'early game, ma per la maggior parte quei veterani, quei grandi performer soprattutto di questo split in Lava e in parte anche Morgan, sono sempre lì a dirigere il traffico, sono sempre lì a preparare questa serie con messaggi anche di affetto dal pubblico, cartelloni che comunque augurano a Unti una rapida ripresa, immagino. Un fan tra l'altro solitario su quello spalto, situazione che diventava sempre più comica a mano che l'inquadratura si allargava. Sì, ma in ogni caso, ecco, diciamo che paradossalmente, proprio per parlare anche lì della situazione un po' Covid che sta colpendo tutte queste squadre, paradossale come per l'appunto, no, dopo così tanti anni ormai siamo con cui ci si deve convivere col Covid, solo adesso si sono arrivati un po' di problematiche, e forse nel momento peggiore, perché hai giustamente menzionato come questo si verrà ricordato come un po' lo split del Covid, diciamo, dove molte delle squadre sono state inficiate. Noi ci ricordiamo che comunque ci siamo beccati una serie purtroppo un po' deludente, Gen GT1, a causa proprio Covid. Poi c'è stato il ritorno che, vabbè, forse era meglio avere la scusa del Covid, mi verrebbe da aggiungere, massacrante allo stesso modo, ma perché quelli erano i T1, sono i T1, quindi nulla li può effettivamente fermare. Signori, però, a breve dovremmo essere pronti. Eccoci qua, per appunto, selezione dei campioni. Abbiamo i Fred Brion Blue Side e i Leaf Sandbox Red Side. Vediamo subito i primi ban fioccare. Chissà, magari arriverà anche una renata ancora una volta. Vediamo, quella renata sembra essersi inserita in maniera molto interessante nel meta qua di LCK. Per adesso deve ancora perdere. Tre partite, tre vittorie per lei in questa settimana, la settimana in cui è finalmente diventata disponibile. E vedremo un po' quindi cosa queste squadre riservano per noi. Per adesso si va su campioni abbastanza tradizionali, campioni abbastanza marcatamente forti, quella Kali mai adorna le fasi di ban di LCK senza troppi problemi, diciamolo. Questa è un'altra cosa da menzionare, si parla di una squadra come questi Leaf Sandbox, non sai veramente benissimo cosa aspettarti, devi basarti molto su informazioni del loro Team Challengers, visto che è da lì che molti di questi giocatori arrivano, e quindi vediamo dei ban anche abbastanza poco ortodossi, con adesso addirittura un Volibear che segue, che certo abbiamo visto ripristinarsi un po' nel meta, abbiamo visto Kaz stamattina con un'ottima performance, ma pur sempre mi viene da dire abbastanza lontano da quello che ci aspettiamo essere la tradizione del meta della giungla. Assolutamente, anzi aggiungerei anche che dal punto di vista di queste prime fasi di ban vediamo sempre spesso l'accoppiata chiaramente Zeri, uno dei famosi perma ban ormai al fianco quasi di quella Karma, per quanto nella serie precedente
quella Karma è uscita fuori effettivamente dalla fase di ban. In ogni caso, arriva quindi la chiusura con Ryze oltre a quella Karma. Vediamo ora sul blu, sul first pick. C'è quell'Ari che nel game precedente perma bannata, adesso disponibile per lava. Molto interessante. E questo è stato un campione che a lava è stato bannato molte volte. Anche nella scorsa serie di Freddy Brion contro i Nongshim Red Force abbiamo visto molto focus sul ban di questo campione. E poi quando è rimasto disponibile ha dato a lava l'opportunità di giocare una fantastica Ari, sinceramente. Lava, uno dei grandi adapter di questo nuovo forte meta dalla corsia centrale. E sono ben contento di vedere anche tutta questa priorità sul campione, perché Lava sta facendo onestamente un grandissimo split per questa squadra, e vederlo così confident su alcuni specifici pick e vederlo così abilitato su alcuni specifici pick vuol dire, mi fa capire che Freddy Brion stanno ben comprendendo qual è la loro via verso il successo e ci stanno giocando attorno, cosa che è comunque molto rispettabile. Pick abbastanza tradizionali qua per lo start, invece la rotazione dei Leaf Sandbox con un Ekrim, ormai anche lui sempre più presente nel meta di questa nuova giungla per Ambak, e una Leona per aggiungere subito due forti fonti di engage alla squadra di Leaf Sandbox. Questo non sarà un team che rimarrà bloccato con le mani in mano, se vuole ingaggiare ha l'opportunità per farlo. Assolutamente. In ogni caso, adesso vediamo per l'appunto, situazione interessante con quelle Viego Jinx. Mi interessa anche molto quella tripletta di Leaf Sandbox per Ambak con Ekrim, che ormai sta prendendo sempre più piede, zoccolo, verrebbe quasi da aggiungere, all'interno della giungla. Mi interessa anche molto Syrus, perché non ha poi così un brutto matchup nei confronti di Ari, riesce comunque a utilizzare più o meno decentemente quella suprema per riposizionarsi, il che non è malvagio, quindi vai un po' a matchare tutta quella movement che ha Ari dalla sua. Già, è vero che Sylas ha già molta mobilità nel suo kit, però è anche vero che Sylas vuole combattere rimanendo attaccato al suo avversario. Se ti ricordi, avevamo già un matchup del genere, se ti ricordi. Vedemmo quel teamfight in corsa superiore, dove ci fu quell'1v1, dove Sylas riuscì a inseguire Ari proprio grazie alla sua suprema. Sì, e ero un po' scettico arrivando in quel matchup di questo scontro, ma effettivamente più ci penso e più lo vedo, più effettivamente ha senso, perché Sylas vuole rimanere corpo a corpo con il suo avversario, vuole essere continuamente in range di poter utilizzare immediatamente scaduto il cooldown il suo regicidio per continuare a mettere danno, a trovare sustain, e una suprema come quella di Ari gli permette di farlo in maniera garantita, soprattutto contro due carry come Ari e Jinx, che vogliono sempre giocare mantenendo un buon range, mantenendo un buon distacco dall'avversario, sempre un po' sul kiteback o sull'utilizzo dei propri CC. Sylas va un po' a interrompere questo pattern saltando direttamente in faccia agli avversari. Molto interessante questo pick di Kai'Sa, che ormai anche qui stiamo vedendo rinascere come sorta di tentativo di counter a Jinx. Ovviamente Deft è stato un grande propositore nelle sue serie nel mostrare questo campione, e alcuni altri stanno iniziando a seguire, ma penso che situazionalmente possa funzionare veramente bene, perché il potenziale di dive-in di questa Kai'Sa va appunto a giocare proprio su quello che menzionavo poco fa con Sylas. Vai a saltare direttamente in bocca a Jinx. Jinx vorrebbe mantenere range, vorrebbe giocare con il lanciarazzi sul range ampissimo per un tiratore, e con Kai'Sa vai a mettere un bel bastone tra le ruote a questo campione. Assolutamente. Eccolo qua per appunto, ultima selezione, vediamo se sarà effettivamente quel Gnar selezionato, oppure se... Ok, Gnar ha selezionato alla fine. Questa è la selezione finale, Gnar... va bene, per Rowling un Gnar che va a matchare chiaramente quel Renekton, matchup già visto e rivisto chiaramente. Sì, esatto, qualcosa di molto standard un po' per le conclusioni finali, Gnar per Rowling. Un R5 potremmo dire un po' deludente, però è quello che passa il convento, è pur sempre al CK, dobbiamo anche accettare queste cose. È il prezzo da pagare per vedere invece queste aree molto creative, molto capaci. E anche un altro grande appunto in questa partita, il Rakan di Delight, che si sta veramente imponendo sempre di più come uno dei migliori Rakan in LCK. Per quanto la squadra stia facendo fatica, comunque i Freddy Brion stanno performando meglio del solito, ma comunque nella zona metà slash... in questo momento metà alta perché sono in quinta posizione, però comunque attorno a quella linea di mezzo della classifica, win rate quindi più o meno equilibrati, la squadra totalmente ha un win rate del 6% addirittura, ma il Rakan di Delight ha un win rate del 72% con 11 partite giocate. Questa sarà la sua 12ª, è veramente una garanzia quando parlo di questo giocatore e questo campione, perché ce l'ho mostrato molto produttivamente sin dallo scorso anno quando vedevamo quelle grandi combo di Tristana, Rakan, da parte di Delight. Adesso che questa duo lane è rimasta integra anche nel cambio dell'off season, vedere cambiamenti diversi con
cambiamenti diversi, ma Rakan che rimane una costante, mi rende molto felice perché Delight è un gran giocatore di engager. Concordo. Ce l'ha già dimostrato a più riprese con Nautilus addirittura, quindi una grande priorità di engage fin dai primi minuti. Ma signori, è il momento, siamo solo ad evocatori, siamo pronti per cominciare questa seconda serie, primo game. Per il brio ricordiamo ad un passo dal lock di playoff contro dei Lynx Sandbox ormai condannati se stessi. E siamo dentro con, tra l'altro, una delle cose che di nuovo mi piace molto di Lava, di come lui sceglie di giocare quest'Ari. Quella è un'Ari full offensiva, Shock ovviamente come runa turbo offensiva, e una bella ustione qua non si gioca con TP, qua non si gioca di backseating, qua si va a cercare le kill, a cacciare le aggressioni. Questo è lo stile offensivo che voglio vedere con un assassino del genere. Tanto Morgan e Hauling si vedono e non si vedono, chiaramente Hauling sa benissimo dov'è, quindi è un patto di non belligeranza, per quanto l'uno non possa vedere l'altro, ma non viceversa. Dato che vediamo Raptor stava coprendo un po' visione per poi dirigersi verso il proprio Red Buff e la Mabecchi, quindi una di normale, chiaramente rispecchiato da parte di Humbuck. Rotazione verso la corsia inferiore, verso la sentinella di quarzo, per andare a evitare chiaramente anche un possibile invade poi successivo. Già, ci saranno quindi entrambi i jungler che vanno, esatto, con il loro pathing verso la top side, cosa abbastanza caratteristica, mi viene da dire, di molte situazioni, di molte partite comuni. Però in questa partita avrei voluto forse vedere anche un po' più di priorità verso la zona inferiore di mappa, pur vero che entrambi i tiratori arrivano con una purificazione, quindi non facile giocare contro di loro con i CC. È una purificazione che Envy non servirà molto in fase di corsia, perché l'unica CC vera e propria di cui puoi liberarti in quella bot lane sono le trappole di Ena, mentre qua possiamo seguire anche i classici commenti di Chronicler, il caster di LCK inglese che segue molto la scena Challengers, e quindi ci introduce un po' questi nuovi giocatori. Raptor lo descrive come uno dei pezzi un po' chiave, uno dei migliori pezzi della Challengers team dei Freddy Brion, un gran giocatore nella sua possibilità di creare degli snowball, e effettivamente con un campione come Viego snowballare può essere una validissima condizione di vittoria. Assolutamente. Tanto vediamo per appunto scontro tra Morgan e Olimpia subito. Trade non del tutto vincente, chiaramente, lato quest'ultimo. Sono quindi fin da subito un po' ostica per Morgan, ma d'altronde si conosce il matchup, si sa bene che poi prenderà il via, magari avrà e per appunto la possibilità, l'apertura per poter anche lui fare determinati danni. È un matchup per gli eoni, Renekton sulla corsia superiore, lo abbiamo sempre visto e lo continueremo sempre a vedere, soprattutto in LCK, dove trovano particolare apprezzamento verso questi campioni, quasi a prescindere dal meta, a prescindere dalle composizioni. È un po' la classica storia di Howling con Gnarty alla distanza, Renekton quando riesce. Momento però su Ten Ten, la mid lane dei nuovi Sandbox, un tempo era un one trick di Talon, che ancora riesce a giocare molto bene, il suo più grande successo trova su assassini melee e campioni che riescono a snowballare, ha il record con la seconda quantità di kill più alte nella singola partita, con 13 kill su un game di Talon, quindi con un campione come Sylas effettivamente è uno di quegli pseudo assassini corpo a corpo. Sì, puoi fare quelle magie, quegli outplay. Però sempre un po', esatto, quella capacità di playmaking, soprattutto con delle supreme molto, potenzialmente molto forti. Sì, beh, perché hai comunque il domino sulla parte di Morgan, tutto sommato anche la suprema di Raptor non è male, quella di Ares se vuoi ottenere repositioning, il Rocket per trovare il knockout finale, ma credo che quella di Rakan sia una delle più importanti. Quello di Rakan sicuramente, se riesci già a posizionarti preventivamente bene in un fight, puoi creare un ottimo follow up con quei controlli e garantire appunto di rimanere attaccato all'avversario, non tanto perché tu lo segui, ma perché lui non può scappare. Immagino che ci sarà un po' un'alternanza tra quella di Lava e quella di Delight, o quella di Lava e quella di Morgan, le più prioritarie nei fight. Assolutamente. Anzi, c'è anche a dire che per l'appunto, trovati giusto quando si inizieranno a trovare un po' più di risorse, il Tetan potrà anche magari cercare insieme a Hecarim di volgere lo sguardo verso la corsa superiore, magari se allora Morgan riuscirà a trovare un po' di priorità su questa corsa superiore. Sì, è sicuramente possibile, lo vedremo
nel proseguimento. Per adesso le corsie dei Freddy Brion stanno dando loro un discreto vantaggio, un po' quello che ci si può tendenzialmente aspettare, diciamo, nel vedere questi giocatori con un po' più di esperienza andare ad affrontare questi giocatori un pochino più novellini. Però in generale i matchup sono abbastanza favorevoli per Renek, appunto, salvo più travallanti come questo dove si prende uno scambio non particolarmente fortuito, dovrebbe riuscire comunque a reggere bene il farm contro Gnar se gioca bene appunto al suo Arass con il proprio sustain, Lava con il suo range, soprattutto finché appunto si arriva a quei livelli un pochino più inoltrati non dovrebbe subire troppo dalla pressione di Tenten. Mentre qua sentiamo anche i commenti su Ambak, uno dei... non è che fatto in tempo a leggere, quindi non saprò mai cosa Chronicle hanno detto su Ambak. Mi ha presentato questo nuovo jungler degli Xenos. Non lo sapremo mai. Prego. Intanto però, eccole qua, appunto, Raptor. Un po' di statistiche interessanti, quelle 3 win su Diana. I primi periodi, sicuramente, di giungla di questo Spring Split ha creato un po' di zona terrore. Adesso si preferisce più qualcos'altro. Oserei aggiungere, così anche so anche un po' il tuo punto di vista, oserei quasi aggiungere che Diana ha perso un po' di priorità, non tanto perché Diana, ma quanto quello che vuoi giocare sulle altre corsie, mi verrebbe quasi da aggiungere. Beh sì, è vero. Diana è un campione che abbini chiaramente molto bene, molto volentieri a campioni anche da danno fisico nelle solo lane, e con il fatto che adesso ci siamo spostati sempre più verso un meta che comunque predilige dei forti maghi su quella corsia centrale, soprattutto vuol dire che è più raro che tu abbia bisogno di un porto di danni magici dalla giungla, quindi è un po' il motivo per cui sì, campioni come quella di Ana, campioni come a volte vedevamo in passato anche magari la Nidalee, che è stata molto popolare nel CK per molto tempo, ultimamente si vede molto poco, non si sinergizzano tanto bene perché non c'è troppo bisogno di compensare la mancanza di danni magici altrove, anzi aggiungere un pochino più degli engage più affidabili, dei campioni un pochino più proattivi che possono duellare o snowballare semplicemente un po' meglio per essere la priorità in questo momento. Però è anche vero che la versatilità delle squadre di LCK non è mai stato il loro grande punto forte. A volte semplicemente alcuni campioni non vengono adattati abbastanza in fretta, alcuni campioni non vengono abbandonati abbastanza in fretta, e come risultato vediamo un meta che rimane più o meno stantio finché non si stravolge completamente. In ogni caso, andiamo per l'appunto. Situazione interessante di corsa inferiore, un po' di scambio di colpi, ma nulla di che. In ogni caso, già il farming, raccolta risorse, come sappiamo bene, momento importante per entrambi questi AD carry. Conosciamo entrambi, tra l'altro, il potenziale. Tra l'altro, bellissima skill quella di Kaida. Già, dovrebbe essere l'edizione prestigio della nuova KD. Sì, nuova KD. Molto bello. Doppio prestigio. Più che altro mi piace che abbia questa sorta di patina, questo rilievo rosso, no? A differenza degli altri campioni, no? È un senso quasi mistico, vedi, no? Che è tutta avvolta da questo velo rosso. Sì, effettivamente, come mai all'outline? Un outline particolare, questa outline rossa. Allora, anche non vorrei anche vederla Aria su all'outline tutti. Blu, effettivamente. Alcune skin hanno un outline. Sì, alcune skin sì, che è un po' particolare. Mi hai aperto gli occhi a questo dettaglio. Visto? Non ci avevo mai fatto caso. Ma infatti, allora, io non gradisco completamente l'outline perché mi fa quasi perdere il dettaglio su grafico, sulla persona in questione. Però qui, siccome è molto lieve, da quasi più, sembra quasi più che si accosti per l'appunto alla skin stessa, è quasi qualcosa di mistico. Mi piace molto. E poi c'è il trenino. Vabbè. Penso che sia una cosa legata all'observing. Penso che potrebbe essere, sai? Forse gli ha cliccato sopra. La persona inquadrata o con il mouse sopra. Vedi, sì, adesso ce l'ha anche Silas. Sì, niente, a posto, meno male. Abbiamo scoperto un mistero. Mistero risolto, non è il modello del personaggio o la skin in particolare, è la cosa. Perché effettivamente ho detto, se no, non ci avevo mai fatto caso. È impossibile. Adesso perché guarda, tipo su Gnar non si vede molto su Gnar, per esempio, se ci hai fatto caso. È vero, su alcune non si vede così tanto. Comunque, vabbè, buona sapersi in ogni caso, perché come dicevo, per appunto, non sono super fan dell'outline, fa perdere molti punti. In ogni caso, attenzione, Kai, molto aggressivo, forse più troppo. Il sandbox, un suicidio pazzesco da parte loro. Non si comprende bene il perché,
famosa diatriba del red buff del nemico. Occhio però qui. Si lancia Raptor, forse un po' troppo. 1v1 in ogni caso. Però comunque il doppio lock up. Bellissimo qui. Double kill per Hena. Mentre la kill di Lava si accosta molto bene. Quello che è stato un po' il scambio di bar tra i due. Tra il mid laner e il jungler. C'è da dire qua uno scambio a grande favore per Dilbrio, non so che abbiano un po' lanciato Raptor come un po' Raptor da evocare. Vai Raptor, scelgo te, inseguili, bloccali. Esatto. Effettivamente lo ha fatto, sacrificandosi nel frattempo, ma non importa perché ha dato una kill ad Ari e due kill a Jinx, quindi i carry sono ben alimentati, partiti nella direzione giusta, quella che già erano delle corsie che si stavano ben alimentando, con un'area che stava ben distaccando in CS il proprio avversario, la stessa cosa che sta succedendo sulla top mentre per Necton, semplicemente gli sandwich sono un po' persi in una giungla dove speravano di avere il vantaggio numerico nell'invasione, invece non è stato così, trovano immediatamente la risposta con quei controlli di End Light, immediata la chiusura con Sulekan che permette il reset a Raptor, non riesce purtroppo a uscire in tempo dalla combo di controlli avversaria, ma con il follow up di Lava, con il reset e le stack della Suprema, i charm, le sono facili uccisioni raccolte dei ben collocate, perché quella singola kill su Lava va ad amplificare ancora di più il suo stato di convincente inizio, e quelle due kill su Ena vanno a compensare quella che era l'unica lane dove i Freddy Brino non stavano trovando quel vantaggio un pochino più marcato sui CS. No, questo è molto importante perché adesso chiaramente ti dà già quel primo sangue nelle mani tra l'altro di Ena, una doppietta per lui, già 150 di taglia, un'uccisione per Lava, tra l'altro ai danni anche gli 10-10, insomma tutto si sta mettendo il meglio. Già, primo oggetto già completato sia per Raptor che per Ena con questo uccisore di Kraken. Ena, nonostante abbia avuto il ritardo della spike sul mietitore che ancora non ha finito di staccare, riesce comunque a completare un uccisore di Kraken. Siamo comunque una tempistica normale, 11 minuti praticamente, 12, non è un uccisore di Kraken, 9 minuti come a volte vediamo. Però comunque è un ottimo avvio, soprattutto paragonato a quello che c'è dall'altro lato, con Envy che ancora non ha chiuso il suo primo oggetto, e un Envy che tra l'altro sta andando per una build molto tradizionale di Kai'Sa, con ottimizzazioni da tiratore, perché a differenza di quelle Kai'Sa un po' a volte addirittura ibride con Dentry Nashor che vedevamo spuntare fuori ultimamente, con possibile rotazione anche verso una corona della regina infranta, per l'ibridizzazione tra AP e AD, con anche quella mana mune, ma alla fine sarà una Kai'Sa più tradizionale che ha un po', mi verrebbe da dire, quasi bisogno di esistere, perché c'è bisogno di portare comunque quel danno fisico consistente per abbattere anche i campioni più resistenti dall'altro lato. Assolutamente. Tanto qui arriva la prima torre, si impenna ancora di più la gold lead, placcature ovunque, seppur chiaramente condivise, ma questo non fa che aumentare l'entrata monetaria soprattutto della DKR dei Freddy Brino Jinx. Doppietta in giungla qua, rubacchiano un po' di tutto, tutta roba loro. Questo sarà molto importante per affossare l'economia di un Hecarim che parte già parecchio svantaggiato, seppur non tanto a livello di farm, la progressione comunque economica dei suoi oggetti non sarà facile da completare subito. Sì, purtroppo più si va avanti in questo early game più si sente il vantaggio che di più lo sta creando, però vogliono provare forse attorno a questa giungla mentre l'inferno arde. Attenzione. E stavolta forse Ambak un po' preoccupato di lanciarsi direttamente in avanti, si ricorda bene cosa è successo l'ultima volta che ha fightato in questo momento. Sai che c'è questo... Tira un po' il freno. Quasi lascia stare. Assolutamente, assolutamente. Da questo punto di vista, devo essere sincero, se la sono giocata anche abbastanza bene attorno al drago, se si fa di brio nel resto. Sì, molto, molto rapido nella presa dell'obiettivo, molto bravi nel tenere anche visione e zoning attraverso la presenza di light nel cespuglio del fiume, insomma, molto, molto rapidi nel muoversi su un obiettivo e portarselo a casa. E lo vediamo dal vantaggio in gold, si farà di un vantaggio su ogni lato di mappa, seppur leggerissimamente marcato sulla corsia superiore, con a malapena qualche centinaio di unità d'oro che separano Morgan da Howling. Si parla comunque di un vantaggio globale, e questa è una cosa che menziono sempre, non vuoi mai vedere veramente una partita, perché se c'è un lato di mappa che sta soffrendo, speri che almeno l'altro lato di mappa stia prendendo vantaggio, ma non è così per il Deep Sandbox, e questo vuol dire che nel momento in cui le situazioni si scambieranno, magari vedremo corsie invertirsi o in generale cambiamenti della dinamica delle lane, allora non puoi far leva su qualcosa di iniziale per compensare qualcosa dall'altro lato. Ti approcci ad ogni singolo matchup da una posizione di svantaggio e devi giocare tutto con la tua posizione, sulla tua esecuzione individuale.
cosa non facile sicuramente per gli Sandbox, che hanno un'ottima composizione, credo, ma a livello di individualità devono pur sempre far conti con tre giocatori completamente novelli a questo palcoscenico. Assolutamente. Il trasporto per cui si vuole fightare attorno a questo secondo messaggero, rischiano chiaramente grosso qua gli Sandbox. Inserimento, attenzione. Ma però qui la fiammata, Raptor rischia grosso. Buona però qui la suprema per ripensarsi. Morgan sta tankando, forse anche troppo. Rischio grosso, mentre tutto però qui a farmi i colpi, a farmi i conti sono chiaramente Kyle, prima a cadere. Ora la ritirata, lo zap, diversi rallentamenti, dentro con il troll flash. Ultimo colpo, arriva l'ammenamento, facile per Lava ottenere l'uccisione. E adesso vuole la sua doppietta, vuole la double kill, la otterrà. Sì, facile facile. Vericidio, l'ultimo colpo, arriva la double kill. Prima parte di Lava con 3343 danni. E ora si va sulla torre. Io non dico che questa serie è compromessa, ma questa partita sicuramente lo è. La partita sicuramente, senza dubbio, 4-0-1 e 2-0-3. Di nuovo tutte le kill finiscono nelle tasche dei carry. Mamma per mia, i Freddy questa cosa Pian. È terribile. Non può andare meglio di così. È terribile per gli Instadox, meglio di così per i Già, l'unica cosa, l'unico peccato è che non riescono a rubare quest'occhio del messaggero, sì. Ma comunque la composizione di Sandbox non riesce ad andare in full dive in, non riescono a portarsi verso la backline, addirittura l'unico tentativo di engage si è fermato a Raptor, il suo Diego che ha potuto saltare questa volta oltre il muro grazie alla vendetta lacerante, giocarsela sulla difensiva e permettere poi di compensare tutto con il vantaggio di range della comp dei Freddy Brion. Se dobbiamo sottolineare il range è chiaramente giocato su due direzioni completamente opposte da parte di queste squadre. Freddy Brion sono il long range di Ahri, di Jinx, di Rakan con il suo potenziale di engage da casa sua, fulminio. Mentre gli Sandbox sono tutti melee, sono tutti melee. Anche i campioni ranged vogliono giocare melee. Gnar si trasforma, vuole essere close range. Kai'Sa vuole divare sulla backline ad attaccarli da close range. E non c'è stato questo, l'unico salto in avanti non li ha portati sulla backline, li ha portati sulla front. Frontline che ha evitato l'engage, a quel punto non c'era più modo per gli Sandbox di arrivare a danneggiare chi veramente dovevi danneggiare, quei due carry. E Ayn e Lava hanno avuto il fight più facile dall'lobby. Assolutamente, nulla da dire da questo punto di vista. Molto bravi, e vedete tu, hanno avuto forse quasi, più che paura, proprio l'impossibilità di giocare veramente come avrebbero voluto attorno a quella diving comp, per l'appunto. Quindi è stato un po' un momento un po' anormale, diciamo, dove avrebbero voluto magari spingere un po' di più con Humbuck, ma hanno trovato forse anche un buon muro, forse in Morgan. Morgan ha tankato veramente tanto, ha generato un sacco di attenzioni e questo forse gli ha permesso anche di potersela giocare in maniera un pochino così, diciamo, aggressiva. Questo aiuta sicuramente molto. C'è sicuramente bisogno di trovare più convinzione da parte di questi certo. Sandbox. Gli ultimi fight, gli ultimi engage li abbiamo visti un po' titubanti su quella che non è una composizione che può permettersi questa esitazione. Questa è una comp che deve premere il grilletto e farlo fino in fondo. Qua devi giocare sull'esplosività, sulla volatilità, sull'aggressione di questi giocatori giovani, di questi giocatori freschi. Devi quasi lanciare la prudenza al vento. Butta tutto sulla backline. Se funziona, funziona. Se non funziona, non funziona. Ma è la natura di quello che hai draftato. Non puoi permetterti di fare le cose a metà. Perché sul fare le cose a metà, poi gli avversari hanno più azioni di te. Giocare su quel range è sempre una possibilità per i Freddy Brion. Mai. Occhio, però, qui va per quella torre. O meglio, per quel drago. Drago infernale confermato. Secondo drago per i Freddy Brion. Gli Sandbox. Guardano, impotenti, non possono fare nient'altro. Anzi, forse è anche meglio così, addirittura pensano. Sì, ma di nuovo è un passo iniziato e poi tutto abbandonato ai Freddy Brion. Qua, questa, allora, la composizione degli Sandbox a me piace, non tanto come insieme, come i cinque giocatori messi insieme, mi piace molto l'idea che ci sta dietro. È lo stile di gioco che io preferisco, è quello. Abbiamo tanti campioni possono prendere le faccende into their own hands, cioè possono prendersi la responsabilità di dire ok, posso far succedere qualcosa. Non è una squadra che rischia di non avere più opzioni in partita, è una squadra che in qualsiasi momento ha la possibilità di forzare engage, ha la possibilità di cercare pick su bersagli isolati anche usando in maniera forse un po' esagerata le proprie risorse di engage da teamfight e continuare a capitalizzare su questo. Però non puoi semplicemente prendere una composizione del genere e aspettare che
funzioni, nel senso è una composizione che ti setappa un'ottima esecuzione, ma quell'esecuzione deve esserci. È un po' come iscriversi in palestra ma non andarsi mai. Sì. Se non ci vai mai, non diventerai più, non ti cresceranno i muscoli, non diventerai più magro. Devi iscriverti in palestra e poi andarci. Gli Sandbox si sono iscritti in palestra con questa draft, però non ci sono veramente, sono andati a fare la scheda una volta e poi hanno visto un po' le macchine e ho detto magari torno la prossima volta. Non si sono ancora messi ad alzare quei pesi e penso che non sia ancora troppo tardi per farlo, nonostante la differenza sia sempre più marcata, soprattutto se dall'altro lato i Freddy Brion fanno qualche errore, puoi cominciare a riprenderti su qualche bersaglio isolato. Non vuol dire andare in palestra e far subito tutta la scheda, ma vuol dire magari oggi vai, fai un esercizio, due esercizi, e, si parte da qualcosa di piccolo. In vena di analogie però qui, oltre al gravissimo mispositioning da parte di Ambak che viene trovato da un altrettanto bravissimo Lava con tutto l'ammelamento, questo chiaramente forza il barone. In via di analogie ti posso dire che magari loro si sono anche iscritti in palestra, magari ci sono anche andati in palestra per un attimo i Sandbox, e canto che poi siano rimasti al bar con il protein shake a chiacchierare di come sia bella la verità e che si allenano chiaramente, che vanno in palestra. Certo, certo, hanno fatto la foto, hanno postato la storia, quindi... Hashtag workout, hashtag non si molla niente. E poi però addirittura cicletta e telefono, ancora meglio, una coppietta vincente quella. La coppietta vincente, chiaramente. Sì, qua questo è l'equivalente di cercare il nuovo personal best senza fare stretching. Chiaramente un muscolo si è un po' stirato. Il Sandbox, sì, di nuovo, sempre più a fondo, diciamo, ormai siamo sui 9000 gol di differenza e a me piace tanto dire che non è mai troppo tardi, insomma, per riprendersi, soprattutto con una comp che ti offre così tanta flessibilità. Non è mai troppo tardi. Ti deve per forza adesso essere offerto un fianco, una spalla da parte di Freddy Brion, altrimenti con queste differenze di gol in tutte le corsie non ti puoi riprendere organicamente. Se Ena decide di andare a wardare da solo in un quadrante di giungla, gli puoi lanciare dietro 4 super meta engage, e questo tanto vale, porterà a casa quella kill. Assolutamente. Però se Ena non lo fa e rimane dietro la sua frontline, allora sarà molto più difficile arrivare a quelli due. Già. Più che altro quello che... Dai, qui Walling è costretto a red. Dai. Un di fuga per quest'ultimo, ricordiamo, barone nelle mani di Fred Brion, con Morgan e adesso Lava a spingere su quest'altra torre. E purtroppo i Livy Sandbox non possono che far cedere tutto. Devono cedere qualunque cosa i Fred Brion in questo momento vogliono prendere. Tra un minuto e 10 il prossimo drago, un drago infernale molto importante, che vorrebbe dire terza stack per Freddy Brion, secondo del drago infernale e sempre vicino al soul point. Ma attenzione perché qua si vuole fecare, servito a partire Raptor, va su Kyle, cercalo chiaramente Ena, occhio, situazione non ottimale per quest'ultimo, infatti il primo esplodere, buono proprio il doppio lock up, cade Ambak, si rimette anche su Walling, possono fare ben poco per salvarlo. Adesso il trittico è in fuga, buona decisione su Ena, comunque ci prova con Lava, 1v3, ci sono tutti i presupposti, bello il knockout, dentro che Raptor ancora una volta, cerca Envy, l'inserimento con l'istinto omicida, diventa quasi suicida, l'ultimo colpo, lo stordimento, no! L'ammaelamento signori porta una carne vicina finale! Il Sandbox era partito bene, era partito bene, il Sandbox hanno detto ok, oggi vado in palestra, faccio soltanto un piccolo esercizio, un passo alla volta, non strafaccio, vanno, alzano il primo peso, ce la fanno, Ena viene buttato giù e dici ok, posso farcela, allora vado a fare anche tutto il resto, e poi lì si sono fregati, no, devi prenderlo un passo alla volta, non puoi esagerare. L'engage è stato buono perché Lava non era in posizione, Renekton era fuori con il TP e quel potenziale dai vinti permette di arrivare a Jinx e poi farla fuori, no? Il fight già qua si è esteso per troppo tempo. Già qua ti stai ritirando attraverso un angolo di giungla che non ti porterà alla salvezza. E improvvisamente adesso i Freddy Brion sono in posizione. Con la squadra bella forte, con Lava che riesce addirittura a baitare e a giocare attorno al riposizionamento delle sue stacche suprema. Con un Envy che cerca disperatamente di inseguirlo fino in fondo soltanto per finire dritto tra le fauci di un Renekton. Che è ben contento perché fino allora non è riuscito a partecipare in alcun modo al fight. Però sì, ormai se prima non era troppo tardi, ora decisamente lo è. Ora si parla di quasi 13000 gol di vantaggio per questi Freddy Brion. Un distacco marcatissimo con dei campioni potentissimi. Lava è fuori da questo mondo con 3 oggetti interi, 10 stack di sigillo oscuro. I Leaf Sandbox purtroppo guardano questa partita con un... Poteva funzionare, ma non l'abbiamo fatto funzionare abbastanza. E adesso è semplicemente troppo tardi. Purtroppo sì. Questo chiaramente ci porta adesso alla situazione critica. Un Raptor che addirittura porta quasi a metà HP, c'è l'inserimento con l'altro su Ena. Trovano Ena, però attenzione, ottimo qui l'istinto omicida da parte di Envy.
Morgan però sta resistendo come un drago. Oh, Morgan! Mio Dio. Morgan è enorme sotto Dominus. Morgan guadagna tempo sotto una statica, stira live, limita HP. Oltre il 70% HP, 80% HP, adesso è quasi full HP. L'inserimento anche su Oning. Morgan è una bestia, ma Raptor otterrà l'uccisione ancora una volta. Adesso Kyle, unico rimasto in vita, signori, un'ennesima seconda carneficina. E Morgan è enorme. Il ritorno di Lord Morgan sua top lane monta su, veramente un gran bel team fight. Sì, bello devastante, di nuovo la stessa situazione, lo stesso stuff. Non sono in posizioni Freddy Brion per reggere un team fight completo. Forzi l'engage sul bersaglio prioritario, fai fuori Ana, fai fuori quella Jinx, ma poi sai già che quando arriverà il resto della squadra, quando arriverà il resto dei Freddy Brion a punirti, a chiuderti, a negare quell'imposizione che c'è stata in maniera così marcata, allora non ci sarà molto da fare. Morgan ha retto veramente bene, perché anche quando i suoi alleati stavano arrivando dall'altro lato, qua c'è una chiusura di 5 persone su Morgan con quel sustain, con quella stasi, guadagnato veramente una marea di tempo e niente, se potessero veramente fare. Tripla uccisione che io ho temuto qua che potesse arrivare una penta. Poteva, sai. Dire che non se la meritava non era proprio qualcosa che avrei voluto avanzare, perché l'ha retta veramente bene. Se fosse arrivata gli avrei pure fatto un applauso. Se lo sarebbe meritato. Wow, però che partitone l'altro Freddy Brion. Ma l'avevo un po' sperato quasi dietro le quinte. Ho detto, se sono avvelenati abbastanza, se sono arrabbiati, Freddy Brion non vogliono assolutamente vincere questa partita. Beh sì, decisamente. L'abbiamo evidenziato prima della serie. Per loro questo è l'ultimo match alla loro portata, l'ultimo match semplice prima di una chiusura da maratona, però con un face da 100 metrista dello Freddy Brion. Dopo questa serie chiuderanno questa settimana con i T1 e poi settimana prossima ci sono Gen.G e Damwon Kia, le tre squadre in questo momento probabilmente più forti dell'LCK, con forse Damwon Kia che sono stati quelli un po' più traballanti invece dei DRX, che hanno scavalcato un po' su alcune posizioni, ma comunque uno start molto, anzi un finish, una conclusione molto tosta. Se riescono ad arrivare a quel settimo punto in classifica, molto probabilmente sarà l'ultima vittoria che troveranno, e hanno bisogno quindi di creare quella distanza tra loro e i loro inseguitori, ma che sia da usare. Ora si va un fight rosticabile attorno a questa fase Baron. Andiamo a vedere. Ormai su questo 27esimo minuto, 1 minuto e 18 al prossimo drago. Un drago disponibile, penso che qui ci prova lava ancora una volta. Parte la fiammata, dovrebbero comunque riportarsi in avanti. Ancora una volta, Raptor costretto con questa stasi. Un problema di riposizionamento comunque disponibile, la usa molto bene Oling per la suprema, ma i controlli non sussistono. Doppietta ancora una volta parte di lava, che implode il povero Kyle. E Terry rimasto dietro, sotto stasi. Non fare altrimenti, lo blocca Raptor su Envy. Lo blocca e ora Envy è condannato a fuggire, se non altro. Eh sì, una ritirata molto amara qua per i giocatori di Sandbox. Flash qui, importante parte di Ena. Si va a chiudere Envy, unico rimasto in vita. Può fare veramente poco. Ormai si parla di almeno 20 secondi. 6 a Kyle. Potrebbero comunque provare la chiusura adesso. Vediamo se osano. Direi che si osa. Occhio su lava, oh. E si avvicina. Mamma mia! Mamma mia, signori! Che numero di magia da parte di Brion. Fusione sulle doppie torri. Kyle ancora una volta. Coraccio potrà soltanto che vedere lo schermo in bianco e nero. Grigio per lui. L'ultimo colpo. Signori, 28 minuti. Straziante agonia per i poveri lì. Sandbox. I Freddy Brion schiacciano come degli insetti. Gran vittoria. Gran vittoria. È una vittoria estremamente convincente. Un lava con un suo 10-0 a chiudere la partita per adesso, ma una di nuovo un'aria assolutamente spettacolare da parte del LOL King, una performance in dual fantastica e di nuovo un ultimo fight dove seppur si poteva sentire il peso di quell'engage dei Leaf Sandbox, niente di tutto questo è arrivato stavolta a minacciare Jinx, che è rimasta solo a fare DPS per tutto il fight, tra reset e reset, permettendo anche ad Ari di approfittarsi della stessa meccanica, scattare continuamente avanti con le sue nuove stack. Freddy Brion che si portano facilmente a casa questa partita dopo aver generato quei piccoli vantaggi nelle fasi iniziali. È arrivato molto in fretta quel vantaggio ed è stato molto marcato. Elementi combinati che purtroppo hanno portato i Leaf Sandbox a doversi poi approcciare a uno scontro dove non potevano veramente fare alcunché, nonostante la loro composizione fosse
a mio avviso, di nuovo, buona, un piano di gioco chiaro, e... l'esecuzione non c'è stata dietro. E per carità, questo si deve un po', ce lo si deve un po' aspettare da parte di una squadra che, va reiterato, sono 3 giocatori che non hanno mai giocato su questo palcoscenico, un giocatore che fa da sostituto e ha giocato una manciata di partite in questo split, e l'unico veterano in Kyle nella posizione di supporto, che per carità può fare il suo, ma non certo miracoli. 18.000 gol di differenza in questa partita. Mamma sulla conclusione. Mia. Non so se abbiamo mai toccato cifre così alte. Non ne sono sicuro, dubito veramente, mamma mia, wow davvero. Beh, che dire, Farid Brion, scatenati fino all'ultimo, davvero, davvero grossi, davvero davvero grossi, nulla da dire, pazzesco. Questo quindi ci porta chiaramente a una sola condizione adesso, match point Farid Brion, if Sandbox o fanno il numero di magia, e dubito, o si accasceranno su quel 2-0 pronosticato. Purtroppo sì, purtroppo questa è un po' la situazione in cui ci troviamo, serve una ripresa, serve notevole, dobbiamo mettere un appunto, i Freddy Brion non sono certo estranei alle serie da 3 game, anche quando questo prendono il vantaggio nella prima partita, spesso la seconda è un po' meno consistente da parte loro, ma ci si può forse anche pronosticare che a questi Leaf Sandbox, ecco, oserei dire che mancano ancora diversi passi per arrivare al livello che i Freddy Brion hanno offerto e quello che sappiamo essere un po' anche il loro fondamento, perché per quanto sia stata un'ottima partita di Freddy Brion, non penso neanche sia stata una delle migliori partite di Freddy Brion. Lo è stata forse per risultato, perché i Leaf Sandbox sono liberati così malleabili, ma come esecuzioni abbiamo visto un riflettore ampiamente puntato su Lava, una buona performance di Raptor, un'ottima performance di Morgan, una botlane che ha quasi più raccolto le briciole che sono loro capitate sul percorso. The Light, ho visto, se posso, anche meno brillante del suo standard con questo Rakan, quindi sicuramente so che i Freddy Brion hanno il potenziale di anche migliorare eventualmente su una performance del genere, e molto dipenderà da quanto i Leaf Sandbox offrono loro nel Game 2, perché in questo Game 1 hanno offerto non poco, e se questo è lo standard di questa squadra così azzoppata, allora non posso certo pronosticarmi una serie lunga. Sì, ma infatti da questo punto di vista, ripeto, gli Sandbox ci hanno provato, questo è sicuramente lodevole. Hanno provato a fare qualche giocata, purtroppo non gli è riuscita molto bene, quindi analogie piuttosto azzeccate per quanto riguarda il fattore palestra. Hanno sicuramente provato a fare qualcosa, ma senza effettivamente riuscirci. Più che altro, più che il provare ed essere proattivi o cercare di creare delle azioni, mi è piaciuto come abbiano comunque punito alcuni posizionamenti di Ena non così impeccabili, anzi, tutt'altro. Da questo punto di vista sono stati molto bravi a cercare, se un altro, di affondare il coltello nell'apertura che gli era stata data. Questa forse è l'unica vera nota positiva e che bisognerebbe estrapolare da un team che per l'appunto è stato pesantemente inficiato dal Covid. Sì, stanno cercando un po' di fare quel che possono con quello che hanno. Adesso vedremo un po' cosa le aspetta dall'altro lato della pausa, perché un po' di tempo per cercare di riprendersi arriverà, e una seconda draft dove magari a questo punto cercare qualcosa di un po' più safe nella propria esecuzione. A me piaceva questa composizione perché a volte fa proprio affidamento su quello che a volte vediamo la caratteristica dei giocatori giovani senza esperienza marcata, dove non hai una grandissima mente strategica e quindi vai semplicemente su una bieca aggressione, che è quello che questa comp era costruita per essere, ma purtroppo non è funzionata abbastanza, non c'è stata abbastanza di quell'aggressione, quindi magari puntare un pochino più su uno scaling, su qualcosa che regga con un po' più grazia le prime fasi di gioco e i primi fight, potrebbe essere una strategia per più Sandbox. Probabilmente li vedremo almeno passare dal blue side, quindi avere un pochino più di scelta nella priorità, liberarsi un po' di pressione durante la fase di ban, e questo dovrebbe permettermi di draftare con un po' più di tranquillità. In ogni caso, vi ricordiamo come sempre lunimarco.it, un nuovo modo per esplorare chiaramente nuovi ambienti, così come anche per l'appunto la possibilità di potersi avvantaggiare e scoprire questo nuovo modo di studiare tramite la nuova università telematica unimarconi.it. Detto questo, però, a breve dovremo essere pronti per vedere quale sarà per appunto alle mani il prossimo game, quindi sono molto curioso di vedere quale sarà anche la draft che ci verrà proposta da questi entrambi team. Come sempre, chiaramente, pausa e torniamo qui su PG Esports. A dopo.